per fare chiarezza sulle ultime vicende e mi permetterete se nel fare chiarezza richiamerò una serie di atti, perché sentirmi fare lezioni di etica dal consigliere Iorio è a dir poco mortificante per i molisani. In merito alla vicenda invece della contestata truffa ai danni della Regione, voglio ricordare all'Aula tutta che è una procedura che nasce nel 2012 con un bando fatto dall'allora governo Iorio, con una graduatoria approvata dall'allora direttore generale del governo Iorio, Frangioni, rispetto alla quale graduatoria c'era tra i beneficiari del finanziamento una impresa che fa capo alla famiglia Scarabeo, rispetto al quale finanziamento, per motivi diversi, la struttura regionale, sotto la guida del direttore Toci, ha provveduto all'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 10 bis della 241 per la revoca del finanziamento. Presidente, la vicenda dell'assessore, ormai ex assessore Scarabeo, ha inevitabilmente coinvolto anche lei con le opposizioni che le hanno chiesto le dimissioni. Oggi ha relazionato in aula rivolgendosi in primo luogo all'ex governatore Michele Iorio. Ho chiarito a Michele Iorio che continua a fare delle osservazioni fuori luogo e fuori termini, dimenticandoci il disastro che lui ha creato con 12 anni di governo, e allora con atti e fatti alla mano le ho ricordato come sono andate le vicende punto dopo punto. Ma se lui ci permette di chiedere le dimissioni al sottoscritto quando ha avuto l'ardire di continuare, nemmeno di accettare la sospensione, ma di continuare a governare con una condanna di primo e secondo grado, onestamente sono lezioni di morale che non credo possa darci Michele Iorio, onestamente. Ecco, lei ha assunto le deleghe ad interim dell'ex assessore Scarabeo. Ritengo che oggi il carico di lavoro sia meno importante invece della riorganizzazione che a metà mandato questa maggioranza di centrosinistra darà all'assetto regionale. Per cui fino a metà mandato andrò avanti con l'assunzione ad interim delle deleghe dell'ex assessore Scarabeo. Avrà il tempo per fare tutto, ebbene. Ma questo lo diranno e lo decideranno i molisani. È chiaro che io me la sento di caricarmi di questo ulteriore impegno.